Salve a tutte e tutti, care amiche e cari amici che mi seguite. Come potete vedere, faccio un video al volo, seduto qua davanti alle mie librerie, perché voglio soltanto esprimere delle considerazioni. Quindi cercherò di non essere troppo largo. E al 3, 2, 1, il tema del giorno. Ciak, ciak. Come preannunciato dal titolo che vedrete, voglio commentarvi a distanza di giorni lo scandalo di Charlie Hebdo. Non gli avrei dedicato un video, ma ho riflettuto, mi sono messo a pensare e ho cercato di assimilare quello che hanno voluto dire o quello che hanno voluto fare. Comunque, pensate un po' voi come sia magico questo Charlie Hebdo, che fa incazzare proprio tutti, ma proprio tutti, tutti, tutti. Non bisogna, adesso si sa, essere dei jihadisti, dei fanatici religiosi, degli integralisti, o dei musulmani o dei guerriglieri, perché mette tutti allo stesso livello nella sua satira e tutti si incazzano per uguale: cattolici, atei, comunisti, fascisti, francesi, chi più ne ha più ne metta. Addirittura, e che ce ne vuole, ha fatto incazzare a noi italiani, che perché ci facciano incazzare ce ne vuole proprio tanto. Noi che eravamo usciti in strada con i cartelli con scritto Je suis Charlie Hebdo, come se a loro gliene fosse fregato un cazzo. Adesso, a parte il fatto che io mi domando, l'essere usciti per la strada con il cartello Yes, Je suis Charlie Hebdo, o Je suis Charlie Hebdo, che cambiava? Però ci sentivamo tutti commozionati per l'uccisione, così più che tragica, criminale, di fumettisti, di giornalisti, di capi redattori nel loro periodico, nella redazione del loro periodico. Ci sembrava un attentato alla libertà di espressione, ma veramente esprimevano qualcosa a parte insulti? Comunque, non voglio giustificare l'attentato che hanno sofferto, ma continuano a provocare. E infatti, adesso molti abbonati francesi non si abbonano più a Charlie Hebdo. Comunque, una qualche riflessione l'ho tratta da questo. Dicevo che comunque una qualche riflessione l'ho tratta da tutto questo. Noi ci siamo sentiti toccare, io soprattutto, per quanto mi riguarda, in prima persona posso dire che mi sono sentito toccare dalla strumentalizzazione delle immagini sul terremoto. Poi, soprattutto perché hanno avuto il cattivo senso di accostare una cosa macabra come i morti e le vittime del terremoto al cibo italiano. Quindi io non so se la nostra reazione di offesa sia stata perché hanno toccato la tragedia del terremoto e le sue vittime, o perché ci hanno toccato nella gastronomia, perché magari al limite molti di noi si saranno offesi per quella vignetta, lasagne alla amatrice, o lasagne alla matrice, alla terremoto, e non per i morti involucrati. Comunque, se ci si sofferma bene a pensare, bisogna anche concludere che è anche vero quello che hanno detto: non incolpate Charlie Hebdo del terremoto, ma incolpate la mafia italiana. La stessa Rai, nei suoi TG, ha dichiarato, cosa rara, che secondo le perizie
c'era troppa sabbia nel cemento degli edifici che sarebbero stati dovuti che avrebbero dovuto ricostruire a prova sismica, che il ferro, le maglie di ferro non erano appropriate e sarebbero state corrosse dalla calce, dal cemento, e che poi c'è stata una confusione fra ripristinare, mettere in sicurezza edifici in cemento o che avevano il tetto in cemento e la struttura in pietra. La torre del campanile, che è caduta su una casa uccidendo una famiglia intera, si sapeva che era pericolante e si doveva mettere in sicurezza, cioè mettere le catene, gli ancoraggi e tutto il resto. Non si è fatto, perché i soldi della torre sono stati messi in un alloggio per turisti, in un hotel. L'hotel non è caduto, la torre sì. Si sono fatti dei nuovi lavori invece di ripristinare e mettere in sicurezza gli abitati, le case, i luoghi pubblici, molti dei quali sono caduti o perché costruiti quando non erano vigenti le norme sismiche o perché costruiti quando erano in vigenza vecchie norme sismiche, edifici in cemento che sono caduti, perché magari anche negli anni 80 o 90 costruivano con troppa sabbia e quindi si sgretolano facilmente. Infatti un terremoto così avrebbe avuto meno vittime in Giappone che non ad Amatrice. Per cui gli abbiamo dato addosso con tutto a Charlie Hebdo per la veramente cinica illustrazione che ha fatto nella copertina, ma era l'effetto che voleva ottenere, che se ne parlasse molto della sua copertina, la rivista Charlie Hebdo, perché altra meta non hanno che provocare per vendere. Però purtroppo, a una seconda riflessione, dopo l'incazzatura dell'inizio, uno si rende conto che hanno ragione. Chi ha messo troppa sabbia nel cemento? La mafia. Chi non ha messo gli ancoraggi, le catene, i tiranti? La mafia. Chi non ha ripristinato a dovere e riabilitato e messo in salvo gli edifici antichi del patrimonio culturale che sono andati persi in questo terremoto come in tutti gli altri? La mafia, cioè la collusione dei poteri politici, degli impresari privati con organizzazioni criminali. Chi ha firmato i collaudi che magari non ci sono mai stati e chi ha firmato gli accertamenti dei lavori che non si sono mai fatti? Anche se non direttamente una qualche organizzazione mafiosa, la connivenza e l'impeachment fra gli industriali e i politici. Poi scusa, chi era responsabile della chiesa la cui torre è caduta e i cui denari di ristrutturazione sono andati in un hotel? Magari il politico no, neanche l'imprenditore, neanche il mafioso. Vi lascio a voi pensare chi, ma tutto si è fatto liberamente fino a che è arrivato il terremoto. Ed ancora una volta la differenza fra Giappone e Italia è che in Giappone c'è molta prevenzione, si spendono milioni di dollari per prevenire. In Italia invece c'è molta collusione e molto magna magna, per cui da sempre, dal dopoguerra ad oggi, è che si interviene tardi, quando è già successo il sismo e ci sono stati tantissimi morti che si potevano prevenire, e allora si aggiusta, ma si ricostruisce come si è ricostruito nel passato, di nuovo con tangenti, di nuovo con più sabbia nel cemento, di nuovo con maglie di ferro troppo fino, magari che si ossida più facilmente. Il calcestruzzo
ed il cemento armato che si sono utilizzati quando si sono utilizzati nei paesi dei paesi colpiti, nelle città colpite dal sismo, era di cattiva qualità, perché il ferro era troppo sottile, quindi si spacca facilmente. Non puoi mettere delle maglie di ferro sottilissime e di cattiva qualità, magari già ossidato, magari era del ferro che era rimasto nelle intemperie per molto tempo, qualche scarto, perché quello buono si manda all'estero. Allora tutta una rete di complicità e un susseguirsi di eventi che sono stati catastrofici per Amatrice e per altri centri colpiti dal sisma. Charlie Hebdo si porterà la stigmate di essere stato troppo cinico nei confronti di una disgrazia, e questo è vero, ma Charlie Hebdo al modo suo, dobbiamo convenire, dopo l'incazzatura del primo tempo, che ha denunciato quello che è successo. Chi l'ha messa la sabbia nel cemento armato? Chi ha messo delle maglie di ferro chi nel cemento armato, che erano arrugginite e troppo fini, troppo sottili per quello che dovevano prevenire? Chi non ha fatto gli ancoraggi? Chi non ha messo le barre di rinforzo? Chi non ha messo le catene agli edifici che non erano in condizioni di reggere un sisma? Chi ha fatto confusione fra mettere in condizioni diciamo fare un'opera preventiva, che si utilizzano tanti termini che poi alla fine non si fa nulla di buono lo stesso? La mafia, gli imprenditori e i politici collussi con essi, non Charlie Hebdo. Quindi incolpiamoli della loro mancanza di tatto e di empatia con le vittime e con i parenti delle vittime, allora di esprimere le loro idee, ma non incolpiamoli di quello che è successo. Cioè, loro sono stati troppo cinici, avrebbero potuto rappresentarlo in un altro modo, ma probabilmente non avrebbero potuto tenere il loro effetto, che era quello che noi oggi ne parliamo. Invece, per quanto riguarda le vere responsabilità, quelle sono, come dicono loro stessi, della mafia. Quindi loro hanno denunciato, anche se in maniera molto discutibile, quello che è realmente successo. Perché in Giappone, per esempio, non sarebbe mai successo che gli mettessero troppa sabbia nel cemento, o che non mettessero gli ancoraggi, le catene, quello che vuoi, negli edifici. E poi che si facesse confusione, non sarebbe mai successo in Giappone, fra rimettere, ristrutturare o a condizionare contro un terremoto, o rimettere, bonificare un edificio. Ogni regione ha i suoi termini, e poi ogni imprenditore li interpreta come vuole, pur di risparmiare. Era in un certo senso un'altra morte annunciata, un altro disastro annunciato, altrettante stragi annunciate. Perché ogni volta che ci sarà un terremoto, da qui a 4-5 anni, un altro, succederà uguale, perché adesso tutti si concentrano su Amatrice e sulla ricostruzione nelle altre città. Ma Italia è tutto un paese sismico e anche a rischio inondazioni. Per cui, sul fronte delle inondazioni e sul fronte sismico, ci sono ancora molte città, paesi e regioni che non sono protette. Quindi io mi auguro di no, ma magari domani o fra 4 anni succede in un altro posto come Amatrice, che si scopre che hanno messo troppa sabbia nel cemento, che le maglie di ferro del cemento armato non erano buone, negli edifici costruiti a norma di terremoto non si sono rispettate le norme, che gli edifici anteriori alle norme del terremoto non sono stati messi al sicuro, né protetti né accondizionati per salvarsi da un terremoto. Quindi
magari, ecco, a qualche centinaio di chilometri da Amatrice può esserci un'altra Amatrice. Praticamente già da oggi o da domani, a 4-10 anni, può esserci un'altra Amatrice, perché nessuno va di città in città, di villaggio in villaggio e di paese in paese e di frazione civica in frazione civica a controllare che non ci sia più un'altra Amatrice. Tutti i media, tutti i mass media. Un momento, il citofono. Allora, care amiche ed amici, il vostro Santen Chan qui finisce il video di oggi, il video pensierino. Statemi bene. Mi raccomando, non lasciate di seguirmi. E a tutti coloro che mi vedono per la prima volta, continuate a farlo. Sono disoccupato, mettete like nei miei video, quelli che vi piacciono logicamente, commentateli, iscrivetevi al canale e diffondete il mio video in tutti i gruppi sociali, perché affinché altri li possano commentare, criticare, votare, fare quello che più gli piace. Così magari un giorno YouTube arriverà a pagarmi ed io potrò essere contento, perché sono disoccupato. Quindi, ringraziandovi, chiudo qua il video perché non sia troppo lungo, come mi ha commentato un mio amico che mi segue da tempo. I video non devono essere troppo lunghi, se no magari uno si ripete e io mi stavo già quasi a ripetere. Quindi ve lo ripeto, adesso vi saluto, ciao e vi lascio alla prossima. E ricordatevi, vi sfido, guardate nel mio canale, troverete un video per ogni argomento. Non mancherà il video che vi possa interessare a voi sull'argomento che più vi piace. Ciao.